Già dice tutto. Ma voglio dire, dal vostro presidente nazionale, che ha alluso a tanti argomenti seri, due o tre parole. La prima, una volta si diceva niente vale quanto una vita, oggi diciamo una vita non vale niente, meno di una formica. Gli operai sono meno di un numero. Allora si batta perché niente valga quanto una vita. Chi ha diritto di vivere alla stessa maniera di chi ha molto di più. Secondo pensiero. Stamattina sentivo alla rassegna stampa che il Presidente del Consiglio, che rispetto e gli auguro buona fortuna e che possa realizzare tantissime cose, quindi lo dico con grande rispetto, prima presenta, fa approvare e poi cerca il consenso, quindi bisogna, si invertono le cose. Allora voglio dire a chi guida, prevenite i progetti, prevenite le idee, mettetele innanzi, perché non si inverta il carro davanti ai buoi, ma al contrario, chi ha il compito di governare e non può più perdere tempo, quindi deve agire, abbia anche il contributo del sindacato, dei sindacati. Dico del sindacato perché voglio dire tutti i lavoratori, nessuno escluso. E se sono qui intendo rappresentare, intendo essere vicino a tutti, non solo una categoria. Infine, non lo dico da vescovo, non lo dico da prete, non lo dico da credente, ma da uomo che pensa. Abbiamo un'Europa che ha perso un'anima, ha perso l'anima. E quando si perde l'anima, la parte spirituale, cioè, si perde tutto. Allora con la forza dei lavoratori ci si batta perché l'anima torni ad avere senso. Se torna l'anima, tornano i valori, torna il concetto di verità, torna il concetto di fraternità. Dottor Bonanni non ha bisogno di altri, di altre mie espressioni, solo il mio coraggio. Lavori con tutto l'impegno che riviene dalla memoria della storia di Crotone, di Catanzaro o di tante altre sezioni per il bene dell'Italia e degli operai, dei più bisognosi. Grazie.